abituati, insomma, da lunga. Quello che vi hanno detto, insomma, i rappresentanti della regione, vi sentite un po' soddisfatti o la preoccupazione resta comunque tanta? Concreta la preoccupazione, perché le parole sono tante, sono belle, però a conclusione dei fatti che ci sta? Per quello che mi riguarda, gli anni hanno giocato bene, perché c'è un altro anno, però chi rimane senza niente, ci sta tanta differenza. Lei è una delle lavoratrici a cui scadrà la mobilità fra qualche giorno. Hanno spiegato che è stata rifinanziata fino ad agosto, però senza soldi, però quindi la situazione resta comunque molto preoccupante. Sì, è una possibilità in più che avremo. Un modo per rimanere ricollegati alla, insomma, alla situazione dell'azienda. Però voglio dire, poi il nostro futuro quale sarà? Questo vorremmo sapere, vorremmo più concretezza, che adesso per il momento solo fatti, però vorremmo più concretezza. Questo. Oggi qui con i lavoratori dell'ex Golden Lady, da parte sua e quindi della regione, alcuni impegni per cercare di far ripartire questa vertenza che è sempre più dolorosa. Sì, intanto doverosamente siamo qua perché è nostro dovere essere qua, non è che insomma, e la regione non può starci in una situazione così drammatica e così importante, perché non riguarda, penso, solo le centinaia di lavoratori che rischiano con le loro famiglie di rimanere a spasso, ma credo che insomma questa azienda non ha solo da vivere i lavoratori, questa azienda dà da vivere un intero territorio nel quale purtroppo di alternative non ce ne sono, tant'è che è una delle aree dichiarate di crisi dalla regione. L'impegno che ci siamo presi è molto semplice ed è quello di chiedere subito che si riapra un tavolo nazionale presso il Ministero. In quel tavolo nazionale bisognerà che escano fuori queste proposte industriali di cui si parla e che la UOLLO, che è la struttura incaricata di cercare le aziende investitrici in giro per l'Italia, avrebbe trovato. Io uso il condizionale perché poi lì bisognerà vedere la reale consistenza di queste aziende, perché già in passato qui purtroppo con lo stesso meccanismo sono venute imprese che si sono rivelate purtroppo molto evanescenti. E quindi andremo a quel tavolo noi come regione mettiamo in campo alcuni strumenti anche finanziari, naturalmente nel rispetto delle regole attraverso i quali la regione può finanziare le attività industriali. Si tratta di soldi europei che possiamo mettere a bando. È chiaro che la regione mette a disposizione queste cifre solo per progetti industriali seri e progetti industriali che durano nel tempo, perché si tratta di denaro pubblico e non è serio attirare qui delle persone poco serie, le quali vengono, si prendono i soldi pubblici e se ne scappano. Siccome è già successo, questa volta non dovrà succedere. E inoltre l'impegno che ci siamo presi riguarda la mobilità in deroga, perché qui va, insomma, gli spettatori e tutti i cittadini debbono sapere che ci sono intanto primi 50 lavoratori ai quali gli scade anche la mobilità, cioè che tra qualche ora rimangono senza niente. Non ci sono strumenti regionali per fare fronte a questo problema, c'è però la pressione che i sindacati stanno facendo e che anche le regioni stanno facendo sul governo perché rifinanzi questi strumenti. Questi strumenti sono stati ammessi fino a fine agosto, ma è troppo poco. Tanto non è finanziato fino a agosto, ma questo io sono sicuro che verrà finanziato. Noi chiediamo che venga finanziato almeno fino a fine anno, anche per dare un po' di respiro a questi lavoratori e per permettere a noi di verificare e di valutare queste soluzioni alternative industriali che andremo a verificare a Roma. Ci siamo presi infine l'altro impegno di tornare qui insieme ai sindacati dopo il tavolo nazionale per riferire ai lavoratori che cosa abbiamo portato a casa, perché credo che la cosa che dobbiamo correggere rispetto al passato è fidarci troppo, e sono i lavoratori quelli che conoscono meglio i problemi da dentro e sono quelli in grado di contribuire a tenere gli occhi aperti per evitare di prendere qualche altra fregatura. Oltre ad affrontare questa situazione di criticità, quello che farete, che avete annunciato, è quello di lavorare a un piano industriale che tenga presente tante cose per tutta la regione Abruzzo. Sì, questo dovrebbe essere, che naturalmente primo dovere è correre dietro a situazioni drammatiche come queste, e vi assicuro che in Abruzzo ce ne sono tantissime. Però il nostro ruolo non può essere solo quello di andare in giro a cercare di mettere le toppe. Noi dovremmo fare appunto una politica industriale, cioè dovremmo creare delle condizioni che oggi non ci sono per rendere questa regione una regione dove è possibile venire a investire.
Non è il costo del lavoro la condizione principale, la condizione principale sono altre, sono come si accede al credito, quanto costa l'energia, il sistema delle infrastrutture. La stessa situazione è la ricerca dell'università, cioè altre regioni sono più avanti di noi perché su tutti questi settori hanno lavorato da tempo. E noi abbiamo una situazione viaria, una situazione delle infrastrutture, una situazione dei porti, che sono strumenti decisivi che rendono un'azienda competitiva o no, molto di più di 2 o 3 punti di costo del lavoro.